Sembra invece non conoscere ostacoli lo Skill Legion nel girone D, appunto della terza categoria, che liquida con un secco 7-1 il Grifone Catanzaro, ultima in classifica a 6 punti, e arriva a 23 punti anche con una partita in meno rispetto alla seconda in classifica, il Goodfellas di Catanzaro, anch'esso vittorioso nella partita casalinga contro il Real Cropani per 3-1. Quindi 7 punti di vantaggio per la squadra di Andrea Stagliano, che cerca a questo punto di guarda con serenità al futuro, sperando di poter ottenere quella promozione per cui probabilmente a Squillace hanno fatto ormai la bocca buona. Pareggia il Città di Soverato in casa, recuperando una partita contro la Vigor Catanzaro, perdeva 2-0 alla fine del primo tempo, poi è riuscita a riequilibrare le sorti della gara con le reti di Maimone e al 94esimo con Sissoko, che pareggia, quindi le reti di Voci e Lucanto che avevano segnato per la Vigor Catanzaro. Anche un altro bel pareggio per lo Staletti nella partita contro la Kennedy con le reti di Agosto, Gariano, Riccio, e al 93esimo anche in questo caso lo Staletti trova il pareggio con Giangrazzi. E ancora Andrea Stagliano con una quaterna nel 7-1 di cui parlavamo prima per la classifica dello Skill Legion. E da segnalare ancora soltanto il pareggio tra Real Jano e Real Soveria Simeri per 1-1.